E siamo alla pagina sportiva, parliamo di calcio. I tifosi del Pescara si preparano ad una nuova manifestazione di protesta sabato prossimo nel centro cittadino. Intanto per domani è confermato l'incontro con Navarra, ma per fare un po' il quadro della situazione abbiamo in studio il nostro Massimo Profeta. Buon pomeriggio Massimo. Buon pomeriggio a te Fabio, a tutti gli amici di Visione d'Ascolto. In realtà non ci sono grandi notizie, ci dispiace non dare le notizie, però insomma non ci piace neanche raccontare favole. Questo è il nostro, diciamo, punto di vista. Dobbiamo raccontare sempre notizie certe, verificate, quella a cui facevi riferimento poc'anzi. Insomma, domani ci sarà l'atteso vertice tra Sebastiani e Navarra a Ferentino, che è il paese natale di Navarra. Navarra, ricordiamo, un imprenditore che opera nel settore dello smaltimento dei rifiuti, non è un neofita del calcio, è stato per 2 anni azionista del Pontedera, in precedenza presidente del Livorno, anche del Frosinone prima dell'avvento di Stirpe, proprietario della Vis Pesaro, del Faro. Insomma, diciamo che è esperto nella materia che calcistica. Era una telenovela, insomma, perché questa relazione, diciamo, questa interlocuzione con Navarra era cominciata addirittura il 7 maggio scorso, la sera della partita playoff tra Pescara e Pontedera. Poi ci sono state tante telefonate, c'è stato anche un incontro a Roma, il vertice si sarebbe dovuto tenere ieri, invece è slittato di una giornata. Domani vedremo quello che succederà, perché sarà comunque un incontro, Fabio, decisivo per l'ingresso o meno di Navarra nel club biancazzurro. Non facciamo previsioni, non ci vogliamo sbilanciare, vedremo che cosa succederà. Domani intorno all'ora di pranzo, primo pomeriggio, ci sarà questo vertice a Ferentino tra Sebastiani e Navarra. Per il resto, insomma, credo che ci sia un ritardo evidente nella Pescara, soprattutto per quanto riguarda la scelta dell'allenatore. L'ultima partita è stata disputata, Fabio, l'11 maggio, la sconfitta interna con la Juve Under 23 nel secondo turno preliminare e playoff. È passato un mese e mezzo senza un allenatore. E, ti dico subito, ci sono secche smentite da parte di Tesserri, io l'ho sentito oggi via SMS, perché c'era stata un'indiscrezione diffusa, diciamo così, nelle ultime ore, un avvicinamento addirittura di Tesserri alla panchina del Pescara. Tesserri mi ha testualmente messaggiato dicendo appunto che non ha contatti col Pescara dallo scorso 1 giugno, quando ci fu una lunga chiacchierata con il DS Daniele Dell'Icardi, e che non ha ancora sentito la Triestina per la risoluzione del contratto. Cioè, quindi diciamo che stiamo parlando in questo momento del nulla, ci dispiace dire così, però Tesserri è stato molto ma molto categorico: non ho sentito la Triestina per la risoluzione del contratto. Ricordiamo che Tesserri è legato al club giuliano sino al 30 giugno del 2025, e questo non è un ostacolo di poco conto, Fabio, perché comunque l'ingaggio di Tesserri è un ingaggio importante per la categoria. Gli altri allenatori, Baldini, di cui si era parlato, era stato, diciamo, sembrava tra i papabili, si è accasato, sarà ufficializzato dal Lecco, che è retrocesso a fine campionato dalla B alla C. Era stata la grande rivelazione di Lecco 2 anni fa, o meglio l'anno scorso, del campionato di Serie C. L'unico nome, diciamo, di spicco per un campionato di vertice è quello di Fabio Caserta. Al di là di Tesserri, che ripetiamo in questo momento non c'è nulla con Tesserri, vedremo quello che accadrà nei prossimi giorni. Fabio Caserta, che negli ultimi anni ha vinto 2 campionati di C, nel 2019 alla guida della Juve Stabia, nel 2021 alla guida del Perugia. Sullo sfondo c'è questo corteo di protesta, anzi ci sarà sabato prossimo, perché c'è il malcontento, insomma è palpabile nella piazza a parte dei tifosi del Pescara, un corteo che sarà allargato non solo alla tifoseria organizzata ma anche alle famiglie e ai bambini. Si muoverà, o meglio, il raduno ci sarà alle 14 di sabato 29 giugno a Piazza Salotto, e poi il corteo si muoverà verso il palazzo di città, verso il comune. Questo dunque è il quadro della situazione, attendiamo dunque l'esito dell'incontro di domani e di sapere qualche altro. Assolutamente, domani tra l'altro saranno svelati i gironi, la novità di quest'anno sarà ufficializzata tra breve dal Consiglio federale, a cui sta partecipando Sebastiani a Roma, l'ingresso in Serie C della seconda squadra del Milan, ovvero il Milan Under 23.